da tutti e due. Vai avanti. Poi vediamo la figura di Maria e di Giuseppe. Per quanto quella che è la figura di Maria, che è la mamma di Gesù, è la figura più emblematica che possa esistere nella rappresentazione del presepe, ma abbiamo la figura di Giuseppe, che è una figura molto ma molto umile. Giuseppe è l'unico personaggio esistente nella storia della salvezza che ha un'umiltà impressionante, perché è colui che ha accettato un qualcosa che non era suo, un figlio che non era suo, però l'ho amato più di un padre, e nell'umiltà è sparito. Non si sa che fine ha fatto Giuseppe, sparisce all'improvviso, non si ha più notizie, e nella sua umiltà ha dato poi origine a quella che è poi l'umiltà di Gesù Cristo, perché attraverso l'insegnamento di Giuseppe Gesù ha preso dal padre, perché vivendo con la famiglia, vivendo con i genitori, ha preso quello che i genitori gli hanno trasmesso, e Giuseppe gli ha trasmesso proprio questo. È entrato con una figura oscura, una figura che, diciamo, una figura che è insensibile, una cosa che non esisteva, perché è entrato così, come un qualcosa di all'improvviso, però si è andati in silenzio, senza che nessuno si accorgesse di lui, e questa per lui è una grande umiltà, forse la più grande umiltà che ci possa essere nell'uomo su questa terra. Maria, che è la mamma di Gesù, è colei che ha generato Gesù, l'umile per eccellenza, ma forse ha acquisito anche qualcosa da Giuseppe, perché Giuseppe, ricevendo la notizia dell'angelo, si è messo a servizio di Dio anche lui. Questi sono i due personaggi di oggi. Già tiene il mio re, già tiene il mio Dio, già tiene il mio re, già tiene il mio Salvador, già tiene il mio re. Sua madre Maria, sua madre Giuseppe, già tiene il mio Salvador, già tiene. In cui nacque Gesù, era una notte molto fredda e nacque in questa grotta. E loro che cosa fecero? Con il loro alito diedero calore a Gesù, così lui stette caldo caldo. Ti piace questo presepe? Sì, è bello.
Ma ora la ciò in mille pezzi. Quanto? Chi è che ha, nelle vostre case, no, quando abbiamo fatto il presepe, l'avete messo subito il Gesù Bambino? No. Ma quando l'avete messo? Ma l'avete messo voi? Qualcuno più grande. E allora, qualcosa abbiamo sentito, no? Abbiamo, in tutte le case dove siamo andati, qualcosa su Gesù ce l'hanno detto. Ma quella che è la cosa più importante è che tutto questo, tutta questa festa, no, che noi sentiamo in questi giorni è una festa diversa. Noi sentiamo tanto attorno a noi, no, musiche, colori, luce, avete visto? No, abbiamo attraversato un paese fantasma, tutte le case erano chiuse, sbarrate, erano addobbate ma erano sbarrate. E invece questo Gesù, questo piccolo bimbo che è venuto qua, cosa per poter annunciare che il Natale non è solo la festa di Babbo Natale, non è solo la festa delle luci, non è solo la festa di un amore che poi passa, che poi finisce, ma è un amore infinito, no? Perché lui è nato per tutti e per sé. Lui è venuto a portarci una notizia, una buona notizia, cioè che è lì questo bambino. Però purtroppo non lo possiamo, noi adesso non lo possiamo lasciare solo, lui non ci ha lasciato solo, però noi non dobbiamo lasciare solo Gesù, dobbiamo fargli compagnia e dobbiamo portarlo prima dentro di noi e poi a tutti quanti gli altri, perché il nostro paese, Grumolevano e anche tutti gli altri paesi, siano finalmente non più città fantasma, ma almeno quando sempre si affaccia, non ci hanno fatto neanche questo, non fa niente. Vuol dire che nel prossimo anno dobbiamo essere più numerosi. E dobbiamo vedere che sei.